Oggi è domenica 11, è il secondo giorno del Festival Letture Amene e che è alla sua terza edizione. Oggi è una giornata speciale, Letture Amene è un festival della natura e degli albi illustrati e delle arti, unico nella sua bellezza perché siamo in un posto meraviglioso che è Ameno, che è sulle colline del Lago d'Orta. È organizzato in collaborazione con tante associazione del territorio, ma in particolare con Dragolago, e si intitola quest'anno Il suono delle parole, poesia e natura negli albi illustrati e nei libri per bambini e bambine. La risonanza delle parole che quasi diventano musica e interpretano i nostri sentimenti, la bellezza di quello che ti circonda. E la poesia dà voce a quello che a volte si fa fatica a dire. Tavole rotonde, questa mattina ne avremo una importante con delle figure significative del territorio, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Sono Emanuela Bussolati, mi definisco una figurinaia. E sono qua ad Ameno per la terza volta. La prima volta addirittura ho avuto l'onore di essere la madrina dell'avvio di questo festival, che è soprattutto per me anche un festival di amicizia, di luoghi belli da vedere, di convivialità e di piacere di condividere cose. Il tema che ci hanno proposto quest'anno è la poesia e la natura, e per me la natura è una cosa fondamentale che si intreccia con tutti i momenti della vita e delle mie attività. Ho studiato come architetto, poi sono passata alle immagini e alla comunicazione con i bambini, sono passata alla narrazione, racconto e dal racconto alla lingua inventata. Insomma, una vita. Io sono Lara Gobbi, ho realizzato insieme a Raffaella Casagna il progetto di questo libro magico per l'anno scolastico 2022. È stato molto bello, molto colorato lavorare insieme ai bambini che poi abbiamo messo tutto in questo libro che vi invitiamo a sfogliare. Sono Raffaella Castagna, sono autrice e illustratrice. Insieme a Lara ho portato ad Ameno il progetto di Nati per leggere Ovest Ticino, il libro magico. Fai un punto, un semplice punto, e poi guarda dove ti conduce. Sono Bruno Tognolini e sono un poeta e scrittore per bambini e per i loro grandi, a quanto sembra, visto che quasi tutti i miei libri sono offerti ai bambini dai loro grandi, che se li leggono con la scusa dei bambini. Scrivo molte filastrocche, scrivo in rima da tantissimo tempo, mi esercito molto per farlo e anche storie ogni tanto. Sono qui perché sono stato chiamato a parlare dei rapporti fra gli albi illustrati, la poesia e la natura. E ho cercato di raccontarla con i miei versi meglio che ho potuto. Sono Giulia Orecchia, sono un'illustratrice e sono stata invitata a parlare della poesia e la natura dal punto di vista dell'illustrazione. Festival come questo è importantissimo perché muove, perché mette in contatto le persone, i bambini. Si spera, noi speriamo sempre di seminare nei bambini dell'attenzione, della capacità nella crescita, poi di essere attenti a tutto quello che li circonda.
sono Franco Pistono, è la terza partecipazione al Festival Letture Omene. Per me è una boccata d'ossigeno. Io sono venuto qua in questi 3 anni portando linguaggi poetici, certamente, la musica e delle riflessioni che derivano da queste forme d'arte, che sono quelle che ci possono aiutare appunto a riconnetterci sia con la natura che con le altre persone. Credo che sia un'esperienza incredibile che un piccolo borgo così riesca ad esprimere un festival di questo livello. Mi chiamo Roberto Madè, è la mia prima partecipazione al festival e oggi abbiamo deciso di inserire un brano che abbiamo scritto insieme pochi mesi fa, che si intitola La più bella canzone d'amore, che non ha assolutamente la presunzione di essere la più bella canzone del mondo, ma è un brano che si sposa benissimo con il tema di quest'anno e parla di tutti i valori che secondo noi dovrebbero essere elencati ogni giorno a noi stessi, ai propri figli, agli amici, alla famiglia, per ricordarci quanto veramente siamo fortunati di essere in questo mondo. E questo ci sembrava il momento più adatto per poterlo presentare.